prevale la cautela in chiusura Wall Street, con il Dow Jones che archivia la seduta con un leggero calo dello 0,65%. Sulla stessa linea, perde terreno il Nasdaq 100, che si ferma a 15.187,9 punti, ritracciando dello 0,82%. Tokyo segna un mediocre calo dello 0,24%, terminando gli scambi a 32.568,1 punti. Shenzhen mostra un frazionale ribasso dello 0,53% e archivia la seduta a 9.978,5 punti. Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali borse europee, che fanno un passo indietro. Tentenna Francoforte, che cede lo 0,31%, si muove sotto la parità a Londra, evidenziando un decremento dello 0,50%, sostanzialmente debole Parigi, che registra una flessione dello 0,50%. Il settore tecnologia, con il suo meno 2,09%, si attesta come peggiore del mercato. Ribasso composto e controllato per Digital Value, che presenta una flessione dell'1,78% sui valori precedenti. Pubblicati in Regno Unito il dato sul PIL, pari a 0%, e il dato sulla produzione industriale, che si attesta su 0%. Stamattina, in Italia, sarà pubblicata la produzione industriale. Sempre questo pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulla fiducia consumatori dell'Università del Michigan,